Ciao ragazze, per questo tutorial ci servirà una tavola di legno del colore acrilico tortura con dei pennelli. La prima cosa che andiamo a fare è colorare la nostra tavola di legno, quindi dipingere con il pennello e passarlo su tutta la tavola, sia davanti, dietro che su tutti i bordi. Io ho preso una tavola di legno molto spessa in modo che dopo possa rimanere bene in piedi. Dopo aver pitturato tutto, questo è quello che ottengo. Ho verniciato tutto quanto e ora vado a stamparmi o scrivere o prendere le misure della mia tavola, questo è tutto quanto il contorno, e vado a scrivere quello che voglio che venga sulla tavola. Ora prendo le forbici, anzi meglio con il taglierino, e vado a togliere tutto l'interno della lettera, quindi mi rimarrà uno stencil. Vado ad appoggiarlo sulla mia tavola in modo da centrare bene la scritta. Ora con del colore acrilico, un pennellino fino fino, vado a ripassare tutto l'interno della mia scritta. Prima cerco di prendere i bordi e poi piano piano riempio l'interno. Questo è quello che ottengo all'inizio. E questo una volta completato tutto quanto l'interno nelle lettere. Stacco il foglio e il risultato è questo qui. Ora vado a ripassare tutti quanti i bordi con un iposcar nero in modo da contornarli e far vedere ancora meglio la scritta. Questo è il risultato finale. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!